Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua per parlarvi un po' di questo nuovo aggiornamento che è uscito. Allora, io sto registrando un'ora dopo dall'aggiornamento. Probabilmente voi lo vedrete in tarda serata verso le 9, le 10, non saprei. Dipende dalla mia connessione. Ok ragazzi, andiamo subito a vedere le novità che hanno introdotto. Allora, come vedete attualmente ho nei miei accampamenti dei bei draghetti livelli 4. Ora mi starete chiedendo: Kai, perché te li stai facendo al 4 se noi li vogliamo vedere al 5? Per un semplice motivo, perché io attualmente li addestro al 4 perché mi costano un pochino di meno, e dopo che sono stati addestrati me li gemmo al 5. Praticamente questo qua è un trucchetto che mi fa spendere i soldi per i draghi livello 4, ma alla fine li ho al 5. Come tutti ben sapete, hanno introdotto un altro volano. Da una parte mi disgusta molto l'idea, ma dall'altra mi piace molto, perché infatti ora non mi faranno più niente quelli là con le mongolfiere, più niente. Inoltre è un vantaggio per me, perché io non uso quasi mai truppe aeree. Solamente questa volta sto facendo i draghetti per voi, perché voglio farvi vedere come funzionano questi draghetti al 5. E come abbiamo visto, hanno introdotto la fabbrica di incantesimi oscura, che può tenere ben 11 posti. Praticamente c'è l'avveleno, la terremoto e la fretta, la rapidità. Comunque, se avete visto, non costano neanche così tanto queste pozioni, 95, 125 e 80. Purtroppo devo ancora potenziarmeli, perché ce l'ho ancora a livello 1, perciò me ne sono portata solamente una. Ora abbiamo la panoramica dell'esercito, praticamente qua sopra abbiamo tutte le truppe che abbiamo. Queste qua sono quelle del castello, e queste qua sono gli incantesimi, e questi sono i nostri due eroi. E queste sono le fabbriche di incantesimi. Una cosa molto bella che hanno introdotto, infatti, praticamente quando noi abbiamo la fabbrica di incantesimi piena, noi possiamo crearne altre, nel senso che mentre noi attacchiamo stanno già creando altre pozioni. Naturalmente poi hanno introdotto anche altre piccole migliorie che non vi resterò a dire ora, perché sono scritte tutte qua. Alcune sono interessanti, alcune un po' di meno. E come possiamo vedere, nel nostro clan abbiamo già qualche titano che stanno già spottendo con la nuova lega. Per esempio il mio boss sta già spottendo con la sua nuova lega, che sembra oro, ma è molto più figo. Comunque, come vedete, hanno introdotto un nuovo design, infatti hanno cambiato un po' il profilo. Il caspiterina Zerbo ha vinto 834 stelle in Clan War, io ne ho vinte malapena 346. Dettagli. Come potete vedere ragazzi, hanno spostato anche un po' le caselle delle cose che c'erano prima. E attualmente io sono in lega... che lega è? Vediamo. Sono in lega campione 1, e come potete vedere la lega campione 1 da 200.000 di bonus, sia di elisir sia di oro, e solamente 1.400 di nero, che non è veramente tantissimo. Appena passerò alla Lega Titano me ne danno 1.600 di nero, che cambiano le cose. Ok, ho finito di addestrare i draghetti, ora ce li gemmiamo. Infatti ora ce li abbiamo a livello 4, e dopo che ce li gemmiamo ce li avremo al 5. Di solito non sono un gemmone ma per voi lo faccio. 3, 2, 1, PAM! Ok, voglio, danke. Ok, ora ho i draghetti livello 5. Caspiterina, guardate che belli. Mamma mia, sembrano molto molto più cattivi così. Caspita. Ok, allora vediamo che pozioni ci siamo portati. Allora, gemmiamoci anche questa. Molto bene. Allora, abbiamo 12 draghi livello 5, quella mia, uno livello 5 donato dal mio boss. Allora, fabbrica di incantesimi, 3 furie, 2 gelo e una fretta, e mi sono portato gli eroi. Ok, ora andiamo a fare un attacco sopra le 3800, che, caspiterina ragazzi, è veramente difficilissimo. Si è parlato moltissimo di questo nuovo matchmaking. Praticamente ora in teoria, se perdo una partita non ne perdo 38 di coppe, e se vinco non ne vinco uno. Anche se hanno aggiornato, le cose non sono cambiate veramente tantissimo. Come potete vedere, se vinco vinco 2 coppe, se ne perdo 38. Perciò Supercell, fai qualcosa per questo, ti prego. Ok ragazzi, ora ci ribecchiamo appena trovo un villaggio decente da attaccare. Ragazzi, abbiamo trovato finalmente un villaggio da attaccare. Come possiamo vedere, ha delle difese aeree penose, perciò attacchiamo questo qua, perché io da 1000 anni che non attacco più con i draghi. Comunque, prima mi sono dimenticato di dirvi che ora non possiamo più fulminare la gente, infatti ora sti cosi sono protetti dai scudi. Ok, partiamo. Allora, sono molto indeciso da dove partire. Allora, 1, 2, 3, 4... così non fanno il giretto e mi penetrano all'interno.
Allora, non so ancora quando mettere le pozioni, da 1000 anni che non uso più sti draghetti. Vediamo una pozione fretta. Dai, veloci. Veloci. Non cambia veramente molto, raga. Praticamente li fa andare un pochino più veloce e basta. No! Ce l'hai, volano! Manco l'ho visto! Mamma mia, botte, son botte qua. Volano schifoso. No, come odio sto volano, raga. Non mi piace, non mi piace, non mi gusta, non mi gusta. Veloci! Veloci, volano. Ma inchiappettati, volano. Inchiappettati. Ok, mi sa che non faccio manco la seconda stella del castello. Ma i miei draghetti sono andati a farsi un bellissimo giretto. Grazie mille. Vabbè, comunque una stella ce l'ho sicura, perché sono, cioè, ho ancora gli eroi. Allora, praticamente dovevo attaccare dall'altra parte. Ho fatto un mini fail. Comunque non è male. Purtroppo vinco solamente una stella, che non è praticamente niente in queste coppe elevate. Caspiterina. Allora, forse era meglio che attaccavo dall'altra parte comunque. Guardate che figata, il re barbaro c'ha quella roba lì rossa ora. Aspetta, c'è anche la regina. Facciamo resa e torniamo a casa. Una misera coppa. Grazie Supercell. Ragazzi, ora vi faccio vedere la pozione terremoto. Non vi faccio vedere la pozione veleno, perché non andrò a attaccare nessuno con questa pozione qua, perché sennò perdo coppe. Ok, andiamo nella campagna dei goblin. Allora, questa pozione qua va a percentuale. Allora, infatti, praticamente queste qua che hanno i depositi, ovvero non funzionano più sui depositi. Ok, andiamo a terremotare il municipio. Praticamente questa pozione va a percentuale, tipo, non so ancora quanto percentuale prende, ma è meglio se la usiamo sugli edifici con tanta vita. Allora, terremotiamo il municipio, che fa veramente tanto effetto. Comunque sui muri fa veramente molto effetto. Allora, mettiamo un altro sui muri. Bordello, come avete visto non funziona più niente sul coso qua, sui depositi. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like, un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.